Come era facilmente intuibile, è arrivato il giorno in cui Ghizzoni parla all'asilo Mariuccia, cioè la commissione d'indagine sulle banche voluta da Renzi e dagli uomini del PD e che è diventato una sola proprio per Renzi e gli uomini del PD. Ha parlato Ghizzoni e ha detto esattamente quello che aveva detto Ferruccio De Bortoli nei suoi libri, motivo per il quale la Boschi lo aveva querelato, e cioè ha detto che la Boschi lo aveva chiamato per chiedergli cosa ne pensasse della possibilità, e se esisteva una possibilità, che si aggregasse la banca che lui guidava, Unicredit, con la Popolare di Etruria, dove il padre era vicepresidente. Passa un mesetto di tempo e Ghizzoni risponde che non se ne può fare nulla. La Boschi, tutta contenta, dice: vedi, è quello che avevo detto, e quindi tutti felici e contenti. Oggi Travaglio sul Fatto Quotidiano dice: beh, mi sembra quelli che vengono menati e poi dicono: ecco, vedi che ti ho fatto io un mazzo così. Beh, insomma, a leggere quello che sta succedendo sui giornali e le dichiarazioni prima di Visco, poi di Vegas, poi di Ghizzoni, beh, mi sembra che decisamente non si possa dire che sta uscendo benissimo il giglio magico, anche perché una novità aggiuntiva c'è stata, e cioè che un uomo molto vicino a Renzi, soltanto Babbo Natale pensa che non lo sia, qualcuno può far finta che non sia giglio magico, tant'è che lui lo voleva portare a Palazzo Chigi. Carrai ha chiesto che non è in pessimi rapporti. Oggi qualche giornale lo ricorda con la Boschi, tant'è che alcuni giornali ricordano come Carrai non abbia invitato al suo matrimonio proprio la Boschi, ma ha invitato 400 persone, tra cui il vicepresidente dell'Unicredito, qualcuno maliziosamente ricorda, ma comunque sia Carrai è amico di Federico Ghizzoni, cioè l'ex amministratore delegato dell'Unicredito, quindi non ha invitato la Boschi, ma Carrai, e questo è il punto, manda una mail a Ghizzoni chiedendogli informazioni sulla possibile aggregazione dell'Unicredito con la Popolare di Etruria. È una brutta storia questa, non è una storia di reati, ma è una storia brutta perché c'è un dettaglio in più che oggi non ho trovato sui giornali, anche se Fubini in qualche maniera lo dice, e cioè questa Popolare dell'Etruria era una banca che faceva schifo, era oggetto di ispezioni. È evidente che se fosse entrata nell'orbita dell'Unicredito tutto si sarebbe risolto, come forse qualcuno dice, non lo scrivono oggi i giornali, quando la Banca di Roma Capitalia finì all'interno di Unicredito, cioè portò grandi disastri in Unicredito, ma nessuno diciamo, ne patì questioni giudiziarie né multe. Però si trattava di una banca completamente diversa, Capitalia, l'ex Banca di Roma, dalla Popolare di Etruria, però si pensava a quella roba lì. Il punto è che questa cosa non avviene perché Unicredito lo ha scritto in due piani industriali, Ghizzoni l'ha scritto in due piani industriali, che non avrebbe mai fatto aggregazioni in Italia, sarebbe stata sempre una crescita organica e mai interna. Noi giornalisti finanziari lo sapevamo questa cosa, l'abbiamo letta nei suoi piani industriali che presentava ogni anno praticamente, perché diceva: è talmente difficile capire quello che succede nel mondo che i nostri piani industriali devono essere aggiornati. Una volta addirittura non lo fece. Quando fece i piani industriali, Ghizzoni dice: non vogliamo fare acquisti. Non contento di questo, già altre due banche d'affari, Rothschild e mi sembra Mediobanca, si erano incaricate per conto dell'Etruria di andare a cercare una possibile sposa, e Unicredito aveva detto di no. La Boschi, evidentemente, forse col padre avrà parlato o qualche cosa ne sapeva, visto che prima era preoccupata della Vicenza e poi voleva che si fondesse con Unicredito, sapeva perfettamente che la risposta non poteva che essere no. Così come la risposta non poteva che essere no, lo sapeva perfettamente Carrai. Insiste. Glielo chiedono e la banca fa quello che doveva fare, cioè non si aggrega e non fa nulla di quello che si doveva fare. Si tratta di pressioni indebite? Bah, io penso che ci siano sempre state, e sempre nell'attività della banca, i rapporti con il potere politico, non facciamo le verginelle, c'è sempre stato. Quello che è ridicolo è che a fare le verginelle sono esattamente quelli del giglio magico, che hanno fatto prima una commissione d'inchiesta per far fuori Visco e in realtà non sono riusciti a farlo. Hanno fatto una commissione d'inchiesta ridicola, questo asilo Mariuccia, che si è rivoltata esattamente contro di loro, perché è girato il vento, e il vento loro non lo dominano.
nominano più, tant'è che oggi Repubblica addirittura fa un accorato appello al PD perché non ricandidi la Boschi. E anche questo è ridicolo, perché la Boschi semmai è il terminale di una serie di attenzione, non è l'unica attenzione, l'unica donna. Allora, se avete il coraggio, dite Renzi non si candida più per la questione bancaria, ma qui apriremmo un vaso di Pandoro, per esempio sugli interessi che c'ha Repubblica nell'editoria, nella finanza, insomma, qui mettiamola chiaro, ognuno ha i suoi interessi e ognuno cerca di fare le proprie lobby. L'altra cosa ridicola che leggo oggi sulla stampa è l'intervista della Boschi in cui dice la cosa più stupida del mondo, proprio più stupida del mondo, e sapete qual è? Dice, è caccia alla donna, aveva provato a dire una cosa così cretina anche alla 7 contro Travaglio, non rendendosi conto che se questa è la difesa della Boschi, vuol dire che la Boschi non ha veramente capito dove vive e che il fatto che lei si candiderà, probabilmente protetta da qualche parte, non toglierà il fatto che è una donna che è completamente scollegata dalla realtà. Io posso stare nel posto più bello del mondo, posso fare le vacanze più belle del mondo come sto facendo io, però ho sempre la presunzione di sapere cosa dicono al bar. Una come la Boschi, che dice che l'attaccano perché è una donna, vuol dire che al bar non ci va più da anni, ma non va soltanto al bar, non va in metropolitana, non si compra un giornale, non va su internet, non si guarda Twitter, è una specie di bolla esistenziale per la quale pensa di difendersi dicendo che la gente l'attacca perché donna, proprio non si rende conto di quello che sta succedendo. La Gabanelli intanto, per buttare altro fango in giro con la sua solita arietta da inchiestista che ne sa una più del diavolo, se la prende con la Consob, non capendo che oggi il regolatore sul sistema bancario italiano, la Consob, ha tutti i difetti di questo mondo, e potrà avere anche quel difetto che segnala la Boschi, cioè che il presidente della Consob arriva, perché la Boschi questo dice, il presidente della Consob arriva da Forza Italia, beh perfetto, mentre gli altri erano democristiani, socialisti, comunisti, cigellini, va tutto bene, è chiaro che ognuno ha un'origine, ma la cosa fantastica è che la Gabanelli se la prende con la Consob, sapete perché? Per le banche e non evidentemente con l'autorità che le banche le regola. Devo dire che la questione mi sta veramente annoiando a questo punto. L'unica cosa che mi viene da chiedere, l'ultima cosa che mi viene da chiedere è perché la Boschi ha querelato De Bortoli. Cioè, se Ghizzoni ha detto esattamente quello che ha detto e lo ha detto per l'ennesima volta, la querela della Boschi è la cosa più ridicola del mondo. Giovanella dice: il femminismo acuto fa sempre comodo. Sono totalmente d'accordo con te, Giovannella, perché è una di quelle cose più ridicole di queste, non se ne possono vedere. Vediamo cos'altro è successo che è di vostro interesse. Beh, c'è una grande polemica in questo momento su Calenda, perché Calenda, e la cosa incredibile in questo caso, è che Calenda è in accordo con i sindacati, cioè con Landini, cioè Calenda e Landini hanno la stessa posizione sulla questione di Taranto, cioè sull'Ilva, perché Emiliano ha fatto l'ennesimo ricorso e se questo ricorso dovesse portare a una sospensiva del TAR, gli indiani non si prendono più l'Ilva, e se gli indiani non si prendono più l'Ilva si tagliano 15.000 posti di lavoro, si chiude baracca e burattini, e quindi c'è lì Calenda, che non mi sembra che abbia il padre vicepresidente dell'Ilva, ma che voglia veramente tenere in piedi questa azienda, dice: ragazzi, guardate che state scherzando col fuoco qua, noi non resistiamo, gli indiani scappano e se ne fottono di questa roba qua. Questa cosa qui non sembra essere chiara ad Emiliano, che continua a fare ricorsi su ricorsi, per esempio su TAP ne ha già persi tre, l'ha perso al TAR di Lecce, l'ha perso al Consiglio di Stato di Roma e l'ha perso alla Procura di Lecce. Vabbè, insomma, devo dire che è una situazione imbarazzante, ed è ancora più imbarazzante che contro Emiliano in questa fase ci sono tutti, è rimasto Emiliano e Boccia in Parlamento, che ha bocciato la norma per il TAP, che è un'altra grande partita sulla quale evidentemente Emiliano gioca i suoi populismi. E a proposito di populismi, Trump, il grande populista che viene odiato da tutta la stampa italiana, riesce a fare una riduzione fiscale mostruosa. Sapete come la commentano i giornali italiani? Beh, quando c'è una riduzione fiscale è sempre per i ricchi. Siccome per le imprese, Gaggi e tutta quanta la stampa unita, democratica di questo paese, dice sì, hanno ridotto le tasse ma solo per i ricchi, non capendo che se tu riduci le tasse alle imprese, come insegna la Reagan Economics, ma non solo la Reagan Economics, come insegna il buon senso, le imprese tendono ad assumere, a pagare di più e ad avere più dipendenti, mentre noi ancora pensiamo che la riduzione delle tasse sia sempre comunque sbagliata, perché è meglio tassare i ricchi, così distribuiamo i soldi per fare un welfare, come si sta vedendo in Italia, che è un paese pieno di poveri e
di incapacità dello Stato di stargli appresso. Quindi è meglio che se ne occupi lo Stato tassando i ricchi che diventano sempre minori, che permettere ai ricchi di diventare sempre più ricchi e sempre soprattutto più numerosi per dar lavoro. Cioè è proprio il concetto diverso tra un liberale e un socialista. Leggi i giornali italiani e i commenti fatti su Trump e la sua Trump Economics, che è banalmente riduzione delle tasse sulle imprese, è drammaticamente orientata al passato. Come è orientato al passato il pezzo di Padellaro oggi, due esempi di schifo dall'Italia di destra, questo è il titolo di fatto. A me fa schifo quando Padellaro prende due casi come quello di Miccichè, che diventa presidente della regione Sicilia, che viene considerato schifoso solo perché ha lavorato per Publitalia e per Marcello Dell'Utri, e mi sembra altrettanto schifoso definire il nuovo sindaco di Como schifoso per l'ordinanza che non ha a che vedere, come dicono i giornali, contro i clochard, ma ha a che vedere con il decoro della società, che sono due cose diverse. Avere il coraggio di farlo e di dirlo oggi in questo paese è semplicemente impossibile da fare. Quindi Padellaro si accomoda, no? Finalmente c'è uno di sinistra che dice che fa schifo la destra. Insomma, è meglio di tanti ipocriti che fanno finta ai buonisti, ma Padellaro resta quello che è, un vecchio direttore dell'unità rimasto all'Ottocento. Bello il pezzo di Taino oggi che parla delle nostre bollicine, è un dato incredibile, l'ho letto oggi appunto su Corriere della Sera. Taino è sempre molto preciso, dice che l'Italia è il primo paese al mondo nella produzione e esportazione di bollicine. 121 milioni di litri di bollicine vendute dagli italiani contro 102 milioni vendute dai francesi. Vendiamo 20% in più di bollicine rispetto ai francesi. C'è un piccolo dettaglio, i francesi incassano un miliardo e mezzo e noi 500 milioni, cioè tre volte noi, perché il prezzo delle loro bollicine è straordinariamente più alto delle nostre e soprattutto hanno dalla loro la grande Gran Bretagna che è pazza dello champagne francese. Divertente perché in questa fase, insomma, di racconto dell'economia con i numeri, Taino è sempre molto chiaro. Infine, a proposito di numeri, se ne accorge solo il Sole 24 Ore, nella finanziaria che stiamo per approvare in questa Carolina, intanto vedo l'Andriscina Como, ragione, il decoro delle città, non mancanza di assistenza. Carolina, faccio tanti auguri, perché mi ha detto la nostra comune amica che non sta benissimo, niente di grave. Quindi a Carolina un super abbraccio da affezionata, come possiamo dire, assaggiatrice di questa zuppa. Quindi un grande abbraccio a Carolina. Infine, dicevamo, il Sole 24 Ore, vi segnalo come si è accorto di questo mercato delle vacche in finanziaria: 20.000 nuove assunzioni, cioè precari che vengono assunti dalla pubblica amministrazione con mancette a destra e manca. Ovviamente i precari saranno felicissimi, bisogna vedere se questi precari assunti entreranno a fare lavori che sono utili a noi che li paghiamo nella scuola e non siano, come per la buona scuola, una specie di chimera per il miglioramento della cosa fondamentale come dovrebbe essere l'istruzione in questo paese. Vi ricordo di condividere questa zuppa in questi giorni, poche condivisioni, devo arrivare almeno a 500 condivisioni per poter dare più risalto e gratificare diciamo, l'ego del giornalista che si riesce a esprimere soltanto attraverso questa zuppa e il sito nicolaporro.it, in cui invito sempre di andare a dare una scorsa perché ci sono altre tante informazioni che riguardano tutti quanti noi. Un abbraccio, io ti seguo tutti i giorni dalle Mauritius, meno male che ci sei tu, ci scrive qualcuno, e Costanza dice Matrix 105 mi manca, ma Matrix 105 e Matrix torneranno a gennaio, io l'avrei fatta anche di più, ma a gennaio, questi sono gli ordini aziendali, quindi ritorno a gennaio, ma nel frattempo non vi lascio solo la zuppa, condividetela. Ciao!